amici, la quaresima è ormai iniziata e nel nostro campus molte sono le attività previste per questo periodo. Mercoledì 6 marzo abbiamo celebrato le Sacre Ceneri con tutti gli studenti della scuola, dando avvio al cammino quaresimale. Tra le proposte ritorna la seconda edizione del concorso Costruiamo il presepio di Pasqua, rivolto a studenti, genitori, insegnanti ed educatori. Il presepio di Pasqua racconta la speranza della risurrezione di Gesù attraverso la passione, la morte e la risurrezione. Il concorso si apre l'11 marzo e si chiuderà ad aprile con l'esposizione degli elaborati nell'atrio della scuola. In palio ci sono ricchi premi. Vi invitiamo a partecipare ritirando la scheda di partecipazione in segreteria. Durante le vacanze di Carnevale, oltre un centinaio di studenti, tra primaria e secondaria, si sono recati a Brentonico per passare qualche giorno sulla neve. Vediamo il servizio della bella esperienza. Siamo sulla neve di Brentonico per le vacanze di Carnevale. Erano oltre un centinaio i partecipanti dalla gita sulla neve, che ha visto molti studenti della secondaria e un buon gruppo di quelli della primaria. A partire alla volta di Brentonico, in provincia di Trento, accompagnati da docenti ed educatori. Una breve vacanza all'insegna di divertimento e il cui intento è stato quello di far crescere ancora di più le relazioni. Le giornate trascorrevano tra scarpinate in mezzo alla neve per le mitiche discese con bob e palette, pomeriggi di giochi e in piscina, il tutto condito con tanta allegria e gioia per la possibilità di stare insieme senza barriere e senza litigi. Ciliegina sulla torta è stato il pomeriggio dedicato al carnevale. Ragazzi e ragazze hanno sfilato con i loro travestimenti davanti a una preparatissima giuria. Possiamo dire che anche questa volta l'esperienza è stata un successo, non tanto per i numeri, quanto per il desiderio e la voglia di stare insieme, di crescere nel rispetto e nella condivisione, e di sperimentare una tra le cose più belle che esistano, l'amicizia data e ricevuta. A voi, G-Campus! Lunedì prossimo, l'11 marzo, si svolgerà la giornata del dono. Padre Sergio è stato ospite nel nostro studio per raccontarci di cosa si tratta. Padre Sergio, cos'è la giornata del dono? In questo tempo di Quaresima, la nostra scuola, come ogni anno, utilizza questo periodo per far sì che i bambini possano utilizzare, il dono come un gesto di scambio. Il dono è una cosa importante, sono uno dei cardini della Quaresima che ci chiede l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Noi abbiamo utilizzato questo dono in modo che i bambini, in un disegno o una lettera scritta al compagno o alla compagna, possano scambiarsi questo dono. Cosa farà la scuola nella giornata di lunedì prossimo? Lunedì, ma già da domenica sera, con i seminaristi, cioè quei giovani che sono in formazione nella nostra congregazione per diventare religiosi, accompagneranno i ragazzi facendo conoscere la loro esperienza. Quindi i seminaristi da domenica sera con i ragazzi ex alunni della nostra scuola e poi da lunedì con tutte le classi della primaria, dell'infanzia e anche della secondaria. Spiegheranno a loro con delle immagini, con delle esperienze che hanno fatto, quello che è il dono che loro stessi hanno ricevuto, cioè il dono della consacrazione religiosa. Al termine dell'incontro qui nella scuola, i seminaristi poi vivranno la giornata insieme a tutti gli alunni anche nella ricreazione e termineremo la giornata di lunedì con una cena anche alla casa famiglia per far conoscere anche a loro questa esperienza che stiamo vivendo qui nella nostra comunità. Grazie. Grazie a voi. Da Costa e Costa è tutto. Alla prossima settimana.